Carissimi amici, siamo collegati in diretta con molti per una nuova puntata del ciclo Catechesi Bibliche dedicata all'Antico Testamento, che oggi ci porta a fare la conoscenza con un altro personaggio femminile, un'altra figura molto significativa di donna santa nell'Antico Testamento, che è la regina Esther, un'altra figura chiarissima di Maria Santissima, come vedremo, per ragioni differenti dall'ultima che abbiamo visto, da giuritta possiamo subito dire, ecco, che il libro di Esther si può sintetizzare, come si vede dalla prima pagina delle slide che accompagnano la nostra analisi, la provvidenza di Dio e la potenza della preghiera. Il libro di Esther è un libro molto molto edificante, che ruota proprio intorno a questi due aspetti fondamentali, allo scopo proprio di far vedere come Dio governa la storia e come Maria avrebbe cantato nel Magnificat: rovescia i potenti dai troni ed innalza gli umili, e al tempo stesso come, specialmente in situazioni estreme, disperate, la grande arma che Esther adoperò e che tutti noi dobbiamo sulle sue orme imparare ad adoperare, che è la grande arma di Maria Santissima, non nulla chiamata dagli autori spirituali l'onnipotenza supplice, tra i tanti titoli che ha, perché appunto lei è onnipotente per grazia, ma è onnipotente non perché può fare ogni cosa, perché non è una dea, ma perché può chiedere di ogni cosa. E Dio la accontenta in ogni cosa, per questo che si chiama l'onnipotenza supplice, perché appena chiede a Dio qualcosa, a lui Dio sempre gliela concede, non nega grazie a Maria Santissima. Ora facciamo come sempre, rispetto a Gitta, faremo una lettura un pochino più limitata dei brani, andremo a concentrarsi su alcuno. Risparmio tutte quante le note esegetiche su questo libro, che sono veramente impressionanti, commistioni con il libro di Daniele, numerazioni differenti tra le varie versioni della Vulgata. È un mare magnum che non finisce mai. Ce lo andiamo a gustare, tanto sulla Bibbia Cielo trovate ben disposto secondo questi bei 10 capitoli, ecco, e quindi ci accontentiamo di questi. Allora, nella versione appunto greca, l'ambientazione del contesto è appunto questo sogno di Mardocheo, che non si trova però nel testo normale, che comincia invece con la proposizione, la presentazione di Assuero o Artaserse e di Vasti. Siamo al tempo della re babilonese, siamo al tempo della deportazione, anche qui, degli ebrei in Babilonia. Nel capitolo secondo faccio subito una presentazione. Assuero, grande, potentissimo re, appunto in Babilonia, fa questo grande re, da un banchetto nella città di Susa, l'anno terzo del suo regno, a cui invita, siamo un attimo, forse vedreste questo passaggio di introduzione un attimo nelle slides al testo biblico, della pazienza, un attimo. Ok, fa questo grande banchetto, seguiamo la colonna 2, quella della CE 2008, dove invita appunto nobili e persiani, a questo punto, i prefetti delle province. Come era tempo, fa sfoggio di ricchezze del regno, del fasto, eccetera, eccetera.
quando si compirono i giorni delle sue nozze, fa un banchetto per tutti quanti questi grandi intendenti, insomma, alla fine, dove sale adornate, salta un pochino di... che cosa fa? Che la regina, sua sposa, Vasti, tiene contemporaneamente un banchetto per le donne nella stessa reggia, però a un certo punto, settimo giorno, il re vuole mostrare la regina, per far vedere quanto era bella, e quindi pavoneggiarsi un po' agli altri funzionari. Ma la regina Vasti, vedete il versetto 12, si rifiuta di andare con gli uomini che l'avevano chiamato. Il re si addolora, anzi, poi si adira e chiede ai sovrintendenti: che dovevo fare questa che non si è presentata? Ah, loro dicono più sotto: cosa gravissima! La regina Vasti è mancata nel versetto 16, non solo nei confronti del re, ma anche nei confronti di tutti i principi dei capi, quindi deve essere destituita. Si è emanato un decreto reale secondo il quale la regina non possa più comparire davanti a lui e il re conferisca la dignità ad una donna migliore di lei. Quindi che cosa succederà poi? Nel capitolo 2, che vengono praticamente sguinzagliati tutti quanti i funzionari del re per andare in giro nel regno, tutte quante le province, a cercare le donne più belle per poi portarle al re e il re potesse scegliere tra tutte queste donne più vergini, vergini e belle, quale fosse degna di prendere il posto di Vasti. La donna che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. Ora, e qui arriviamo alla città di Susa. C'era un giudeo di nome Mardocheo, qui dobbiamo leggere, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Chis, quindi della tribù di Beniamino, la stessa tribù di Saul, il quale era stato deportato da Gerusalemme quando fu ridotta in schiavitù da Nabucodonosor, re di Babilonia, e aveva una figlia adottiva, figlia di Amminadab, fratello di suo padre, che si chiamava Ester. Quando erano morti i suoi genitori, egli l'aveva allevata per prenderla in moglie. La fanciulla era bella d'aspetto. Ora, quando il decreto del re fu pubblicato, molte fanciulle furono raccolte nella città di Susa, e anche Ester fu condotta da Gai, custode delle donne. La fanciulla gli piacque, trovò grazia presso di lui, ed egli si preoccupò di dargli un glento, una forma di cibo, eccetera, eccetera. Ester non disse nulla, se tu dici, né del suo popolo né della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Insomma, per farla breve, che succede? Che quando il re, Assuero o Artaserse, sono sinonimi, vede Ester, se ne invaghisce. Versetto 17, il re si innamorò di Ester, ella trovò grazie più di tutte le fanciulle e perciò gli pose su di lei la corona regale, addirittura. Il suo padre adottivo, cioè lo zio, nel frattempo prestava servizio nel palazzo. Aveva raccomandato ad Ester di non palesare la sua stirpe, ma al tempo stesso le aveva raccomandato di avere il timore di Dio e di osservare i suoi comandamenti, pur essendo diventata regina, come quando stava con lui. Ed Ester non cambiò il suo modo di vivere. A un certo punto questi due eunuchi cercano di uccidere, fanno una congiura per uccidere il re. Mardocheo lo viene a scoprire, lo dice a Ester e Ester lo comunica al re. E quindi li fa impiccare, quindi certamente questo fatto fa salire le quotazioni sia di Mardocheo che di Ester. A questo punto, nel terzo capitolo, compare un ras, un capoccia, un federale, si sarebbe detto in altri tempi, un ras. Un tizio che entra nelle grazie del re, che diventa praticamente il numero due, Aman. Lo eleva in dignità, lo faceva sedere al primo posto e tutti quelli che stavano al palazzo si prostravano davanti a lui, davanti a questo galoppino di Assuero. Ma Mardocheo, che lavorava nel palazzo regale, essendo ebreo, e quindi conoscendo il primo comandamento, non si prostrava davanti a lui.
Quelli che stavano nel palazzo vanno a fare la spia. Prima rimproverano Mardocheo dicendo: perché non ascolti i comandi del re? Allora vanno a fare la spia ad Aman dicendo che Mardocheo trasgrediva gli ordini del re ed era un giudeo. Aman si imbestialisce di questa cosa e ordisce una congiura. Salto, adesso che non leggo tutto quanto. Nella seconda parte del capitolo terzo, convince il re Assuero a fare un editto di sterminio per il popolo ebraico. Siccome questo ha rifiutato di inchinarsi davanti a lui, la rabbia di questo qui, sterminio del popolo ebraico. E il re glielo consente. A un certo punto si vede sta copia di questa lettera, il grande re Artaserse, eccetera, eccetera. Qui c'è stato un popolo di gente che ostile, si è mescolato un popolo ostile, il quale vivendo con leggi diverse da quelle di ogni altra nazione trascura i decreti del re così da compromettere la pace. Questa nazione è l'unica ad essere in continuo contrasto con ogni essere umano, differenziandosi per uno strano regime di leggi, ostile ai nostri interessi e compie le peggiori malvagità e ostacola la stabilità del regno. E questi qui siano radicalmente sterminati con la spada dei loro avversari senza alcuna pietà né perdono. Cosicché questi nostri oppositori di re di oggi, precipitando violentemente negli inferi in un solo giorno, ci assicurano definitivamente che avere un governo stabile e tranquillo. Qui si vede anche il tema della persecuzione. Aman, secondo molti commentatori anche antichi, era figura del diavolo che perseguita il popolo di Dio. Sembra di vedere un eco di alcuni racconti delle grandi persecuzioni dei primi secoli, no? Del cristianesimo, completamente immotivate, completamente arbitrarie, completamente illegittime, causate soltanto dal furore di uno stile di vita diversa da quella dei persecutori. Quando Mardocheo seppe quello che era accaduto, si stracciò le vesti, indossò un sacco e si cosparse di cenere. Arriva fino alla porta del re, ma non era consentito entrare nel palazzo portando sacco e cenere. Questi indumenti già li conosciamo, sono gli indumenti di penitenza tipici dell'Antico Testamento. Già ho detto, parlando di altri libri biblici, ho fatto notare il segno della cenere, che è entrato anche nella nostra liturgia, c'è cioè il mercoledì delle ceneri, no? Che è un giorno penitenziale, così capiamo anche l'origine biblica di alcuni gesti anche liturgici che facciamo, no? Allora, a questo punto Mardocheo fa conoscere a Ester, dandole una copia, quello che era accaduto e si appella a Ester, perché Ester era la regina. Questi ci vogliono distruggere, tu devi fare qualcosa, ci devi aiutare. Leggo alcuni stralci delle parole di Mardocheo a Ester dal capitolo 4. Ricordati, aggiunse, dei giorni in cui eri povera, quando eri nutrita dalle mie mani, già che Aman, il quale ha avuto il secondo posto da re, ha parlato contro di noi per farci morire. Invoca il Signore e parla al re in favore nostro perché ci liberi dalla morte. Il suo eunuco gli riferisce tutte quante queste parole, ma Ester gli dice di riferire a Mardocheo. Tutte le nazioni dell'impero sanno che chiunque, uomo o donna, entri dal re nel palazzo interno senza essere chiamato, non avrà scampo. Solo colui sul quale il re avrà steso il suo scettro d'oro sarà salvo. E io non sono stata più chiamata a entrare dal re già da 30 giorni. Quindi Acrateo, l'eunuco che fa da tramite, riferisce e Mardocheo ribatte, va a dire: Ester, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno fra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, da un'altra parte verranno aiuto e protezione per i giudei, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà che tu non sia diventata regina proprio per queste circostanze. Ester risponde: va, raduna giudei che abitano a Susa, digiunate per me 3 giorni e 3 notti, non mangiate e non bevete, anch'io e le mie ancelle digiuneremo. Allora, contravvenendo alla legge, entrerò dal re, anche se dovessi morire. Mardocheo va e fa tutto quello che è ordinato. Questo passaggio focale.
capite? Ester, donna ebrea, si ritrova ad essere la moglie del re. Mardocheo capisce. Qui sta questo pazzo che ci vuole sterminare e le dice: chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. E poi la ammonisce. E qui anche c'è da riflettere un po' a livello catechetico. Guarda, se tu non fai quello che devi fare, a noi l'aiuto ci arriva da qualche altra parte. Ma se tu frustri il progetto che Dio c'ha su di te, quindi la motivazione per cui sei stata posta dove sei stata posta, andrà in rovina tu e la casa di tuo padre. Ester a questo punto chiede preghiera e digiuno. Anche lei con le sue ancelle fanno preghiera e digiuno e quindi andiamo a vedere la bellissima, questa spettacolare preghiera di Ester. Questa bisogna leggerla e gustarsela con calma. Signore, Signore, Re che domini l'universo. Tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Primo step. Non ce le dimentichiamo mai queste parole. Questa è una preghiera, attenzione, questa preghiera, vi ho già detto, è figura di come prega la Madonna. Signore, Signore. Vediamo il testo greco perché qui con l'ebraico c'è una delle tante discrasie. Vedete che qui c'è Ester e qui ci sta Daniele. Non spiego tutte queste cose perché sennò andiamo al manicomio. Sono discorsi veramente molto, molto tecnici che quando preparavo questo incontro dico lasciamo perdere perché altrimenti ecco, ci perdiamo la cosa più bella del libro. Questi sono incontri, diciamo così, divulgativi, non sono lezioni accademiche per esegeti. Ok, è semplicemente il tentativo di mettere in contatto con un approccio comprensibile con i libri dell'Antico Testamento. Kyrie, Kyrie, quindi Kyrie, Kyrie in ebraico sarebbe stato Yahweh, Yahweh, quindi il nome di Dio, Signore Basileu Panton Kraton. Re Kraton che domini. Tutti, tutto, universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere. Tutte le cose. Oti en exousia su to pannestin. In tuo potere è tutto. Il tutto, meglio ancora, to pan. E non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Attenzione che quando ci sentiamo dire Israele, possiamo mettere al posto di Israele Chiesa, possiamo mettere al posto di Israele anima eletta, battato, che viva in grazia. Possiamo farla questa operazione. Ok. Quindi l'inizio della preghiera è già un'affermazione, una lode e un riconoscimento di chi è. Noi non dobbiamo mai dimenticarcelo. L'ho detto anche durante questa sera, durante l'omelia, che c'era il Vangelo della tempesta improvvisa sedata dal Signore che sembrava dormire. Allora, noi non dobbiamo mai dimenticarci che il padrone, il controllore, ciò che ha sempre tutto sotto controllo è l'Altissimo. Non è un mistero. Nelle nostre conversazioni, le mail che ricevo, le telefonate, stiamo adesso vivendo un momento di travaglio epocale, con delle situazioni pazzesche, inedite. Molti stanno svalvolando. Sia cadendo nello sconforto, nella disperazione, sia reagendo a certe situazioni in maniera del tutto disordinata. La reazione disordinata non è mai una cosa che viene da Dio. Perché? Perché
prescinde da una considerazione basilare. Quale? Che gli eventi sono soggetti al potere di Dio. Per cui se il potere di Dio non impedisce che alcune cose accadano, non al momento almeno, è per i suoi imperscrutabili e misteriosi disegni. Ancora, fatto era la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento, le ha fatte il nostro Signore. Attenzione anche al linguaggio, raccomando sempre, quando noi nominiamo le cose create, chiamiamolo il creato, non la natura. Ma quest'estate andremo a farci qualche passeggiata in montagna, forse qualcuno, no? Chi lo sa perché poi si... la natura si dice per la montagna, non si dice per il mare. Vabbè. Che bello, stiamo un po' a contatto con la natura. No, stiamo a contatto con il creato, non con la natura. Perché tutto quello che vediamo è tutto quanto opera dell'Altissimo. Tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento, dal fiorellino all'alto albero, dall'imponente montagna al ruscello, al fiume, al lago, al sole, al tramonto, all'alba, all'uccellino, lo scoiattolino, i miei amatissimi cavalli, meravigliosi, d'accordo? Tutto ha fatto lui. Ancora, se non fosse ancora chiaro, tu sei il Signore di tutte le cose. Curios ei panton, ancora, curios. E non c'è nessuno che possa resistere a te. Nessuno. Il diavolo fa bau bau, ma il diavolo fa bau bau fino a quando il nostro Signore gli permette di fare bau bau, perché se gli emette la museruola, lo prende a calci, lo sbatte all'inferno, il diavolo bau bau non lo fa più. Ancora, sentite che bella. Tu conosci tutto. Tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia, né per vanagloria ho fatto questo gesto di non prostrarmi davanti al superbo Aman, perché avrei baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele. Ma ho fatto questo, attenzione, per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio. Non mi prostrerò mai davanti a nessuno, se non davanti a te, che sei il mio Signore, e non farò così per superbia. Attenzione a questi passaggi. Qui il prostrarsi non è soltanto il prostrarsi materiale. Oggi non c'è nessuno che ci chiede la prostrazione di inginocchiarsi davanti al prossimo. Non si usa, ma inginocchiarsi col corpo no, ma inginocchiarsi con tutto il resto sì, e come e noi dinanzi a chi ci prostriamo? Ma sapete che a quanto pare addirittura viene proibito di prostrarsi al Signore da parte qualche volta di chi dovrebbe insegnarlo al prossimo, che dinanzi al Signore si sta così. Noi non ci prostriamo davanti a nessuno. A nessuno. Ma davanti al Signore noi facciamo a gara nel prostrarci. Con i gesti esteriori e con gesti interiori, adorandone i disegni, anche quando non li comprendiamo, ubbidendo ai comandamenti, anche quando ci costano, anche quando sono gravosi, servendolo fedelmente, amandolo con tutto il cuore, eccetera. Ma noi non ci postiamo davanti a nessuno, non perché siamo superbi,
ma perché noi ci prostriamo dinanzi a Dio solo, non a chi si vuole mettere al posto suo, emanando peraltro ordini ingiusti e illegittimi. Ora, signore, però vedete, che cosa si fa? La rivoluzione? No. Ora, signore, Dio, re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo, perché guardano noi per distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità nei tempi antichi. Non trascurare il tuo possesso che hai redento per te dal paese d'Egitto. Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità. Cambia il nostro lutto in gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome. Signore, non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca. Ora, questa, scusate che ho detto una scorrettezza, un'imperfezione. Questa preghiera non è la preghiera di Esther. Ricordate di aver fatto un lanno. Questa è la preghiera prima di Mardocheo, che non si è postato davanti ad Aman, eccetera. Nella lezione seguente, anche la regina Esther, eccola qui, cerca rifugio presso il Signore e viene presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso, indossa gli abiti di miseria, chemi già visti, si riempie la testa di ceneri di immondizia. Umiliò duramente il suo corpo e con i capelli sconvolti coprì ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Quindi cerchiamo di immaginare il tipo di penitenza che ha fatto questa e di mortificazione davanti a Dio che ha fatto questa santa donna. Poi supplicò il Signore: Mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso al di fuori di te, che un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla mia nascita, insieme alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele fra tutte le nazioni e i nostri padri, tra tutti i loro antenati, come tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. E adesso ritorna un tema classico. Ma ora abbiamo peccato contro di te. E ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici perché abbiamo dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore. Adesso siamo ormai agli ultimi incontri di catechesi bibliche sull'Antico Testamento. Ci manca Ester e poi due libri dei Maccabei. Quante volte abbiamo visto nella teologia veterotestamentaria questo? C'è un momento di scacco brutto, di prova forte, di pericolo. Dovuto a cosa? Nella teologia biblica la causa è sempre la stessa: i peccati di coloro che sono stati infedeli all'alleanza, che hanno tradito il loro Dio, hanno dato gloria ad altri dei. Sempre questo. Ma ora non si sono accontentati. E sappiamo bene che la causa dell'esilio in Babilonia è proprio questa era stata, come detto dal profeta Geremia. Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano, di spegnere la gloria del tuo tempio e del tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la propria ammirazione per un re mortale. Questo tema ricorrente nel corso della storia, i megalomani, questo è un episodio, poi vedremo Antioco Epifane, la stessa cosa al tempo dei Maccabei. E poi Erode il Grande, poi il figlio, e poi gli imperatori romani, e poi Napoleone della situazione, e poi i dittatori, i grandi dittatori, i vari Stalin, i vari Hitler, tutta questa gente qua. Gheddafi, se vogliamo andare un pochino più recente, Saddam Hussein. Tutti questi megalomani del corso della storia. Ah, non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non permettere che ridano della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione, dammi coraggio, o re degli dei, dominatore di ogni potere.
Attenzione qui, metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone, il re, e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte per lo sterminio suo e di coloro che sono d'accordo con voi. Prima di una cosa importante, soprattutto prima di qualcosa che esige anche la nostra azione o la nostra parola, ricordiamo queste preghiere di Esther. Mettimi sulla bocca una parola ben misurata di fronte al leone. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vienimi aiuto perché sono sola, ancora ricorre questo tema, e non ho altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto dei non circoncisi di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico. La detesto come un pane immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato la tavola di Hanan, non ha onorato il banchetto del re, né ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito se non in te, Signore Dio di Abramo. Da qui. Questa è andata alla grande, insomma, era diventata regina. Ma non ha gioito se non in te, Signore Dio di Abramo. O Dio che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi e liberami dalla mia angoscia. Il terzo giorno veste e va ad affrontare la situazione. Fattasi splendida, invocò quel Dio che su tutti veglia e tutti salva, prese con sé due ancelle e va. Rosea nel fiore della sua bellezza, il suo viso era lieto, eccetera, eccetera, attraversa le porte e si ferma davanti al re. Seduto sul trono regale, rivestiva tutti gli ornamenti ufficiali, tutto splendente di oro e di pietre preziose, aveva un aspetto che incuteva paura. Alzato il viso, che la sua maestà rendeva fiammeggiante, al culmine della correa la guardò. La regina cadde a terra in un attimo di svenimento, mutò colore e si curvò sulla testa dell'ancella che l'accompagnava. Però, vedete, Dio interviene. Dio volse a dolcezza l'animo del re, un pagano. Ansioso, balzò dal trono, la prese dalle braccia fino a quando non si confortava, fino a quando non si fu rialzata, la confortava con parole rassicuranti dicendole: che c'è, Esther? Io sono tuo fratello, coraggio. Detto fra me e voi, tu non morirai perché il nostro decreto è solo per la gente comune, avvicinati. Detto fra me e voi, attenzione, che qui in greco c'è Adelfos. Perché dico queste cose? Perché questa è un'altra testimonianza, insieme al caso di Lot e Abramo, da ricordare quando i testimoni di Geova, e non solo loro, vanno bestemmiando la verginità perpetua della Madonna con la scusa che nel Vangelo c'è scritto che lui aveva quattro fratelli. E loro dicono, in greco c'è scritto Adelfos, ma Adelfos in greco significa fratello di sangue, perché cugino si dice in un altro modo. Ma vedete, il problema è che i testi greci del Nuovo Testamento si sono originali, ma sono scritti da ebrei. E l'ebreo che cosa fa? L'ebreo prende una parola sua e vede il corrispettivo greco. Ach, in ebraico, corrisponde ad Adelfos. Però attenzione, in ebraico Ach non è semplicemente il fratello germano, perché chi sta parlando qui è il marito di Esther, non è il fratello di sangue, ma la chiama, dice: io sono tuo fratello, non io sono tuo marito. Perché? Perché tuo fratello si indica un membro stretto della famiglia, un consanguigneo. O un consanguigno, perché la moglie non è consanguigna. Lot e Abramo lo stesso si chiamano fratelli, Adelfos in greco, ma si vede che in ebraico c'è Ach, testo parallelo, qui no, purtroppo. Ed erano zio e nipote, come Mardocheo e Ester, tanto per farci capire.
Tu non morirai perché il nostro decreto è solo per la gente comune. Alza lo scettro e lo posa sul collo di lei. La bacia e le dice: parlami. Oh, a questo punto lei fa un pochino di captatio benevolenzie, quindi loda un pochino, stuzzica la vanità e la vanagloria di Assuero. E sentite cosa gli dice. Allora lei le disse: che cosa vuoi, Esther? E qual è la tua richiesta? Fosse pure metà del mio regno sarà tua. Ci ricorda qualcosa questa espressione? Ricordate Erode Antipa, no? Ad Erodiade, non ad Erodiade, alla figlia di Erodiade Salomè, a causa dell'aver ripetuto la stessa frase di questo re pagano, San Giovanni Battista gli è stata tagliata la testa, no? Allora, che cosa fa Ester? Propone di fare un banchetto alla presenza di Aman. E il re, certamente, è tutto conquiso, ecco, dallo splendore di Ester, dice: fatelo venire presto presto, eccetera, eccetera. Aman era uscito, contento come al solito, insomma, andiamo direttamente al banchetto. Saltiamo quindi un pochino e vediamo quello che succede al banchetto. Il re e Aman andarono a banchettare con la regina. Secondo giorno che si beveva, il re disse ad Ester: che c'è, regina Ester? Qual è la tua domanda e qual è la tua richiesta? Ancora, fosse anche la metà del mio regno, ti sarà data. Se ho trovato grazia davanti al re, rispose, si è risparmiata la vita a me secondo la mia domanda e al mio popolo secondo la mia richiesta. Infatti siamo stati venduti, io e il mio popolo, siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi e fatti schiavi, noi e i nostri figli. Per diventare servi e serve, ma io finsi di non udire perché quel calunniatore non è degno del palazzo del re. Disse il re: chi è costui che ha osato fare queste cose? Est rispose: un nemico. Aman è quel malvagio. Aman fu preso da terrore in presenza del re e della regina. Il re si alzò dal banchetto per andare nel giardino ed Aman si mise a supplicare la regina perché avvertiva di essere nei guai. Il re ritornò dal giardino, intanto Aman si era lasciato cadere sul divano supplicando la regina. Allora il re disse: vuole anche fare violenza a mia moglie in casa mia? Appena sentito, Aman mutò d'aspetto. Bugatan, uno degli eunuchi, disse al re: ecco, Aman ha preparato anche un palo per Mardocheo, il quale aveva parlato in favore del re, un palo alto 50 cubiti eretto nella proprietà di Aman. Disse il re: si è impiccato lui su quel palo. E allora Aman fu appeso al palo che aveva preparato per Mardocheo e l'ira del re si placò. Torniamo un attimo alle slide, che adesso siamo andati abbastanza avanti, e andiamo a ripercorrere un pochino la storia. Abbiamo visto Assuero e Vasti, Ester divenne regina, Mardocheo e Aman, l'odio di Aman e il loro di sterminio, la reazione di Mardocheo e di Ester, la preghiera di Mardocheo, quella che chiedo scusa, ho confuso con quella di Ester, ho detto così, è stata una giornata un pochino impegnativa, ahimè, quindi chiedo di nuovo venia agli ascoltatori. Poi quella di Ester, la seconda che abbiamo ascoltato, e poi abbiamo visto Ester davanti al re. Mardocheo ed Aman il banchetto di Ester, e poi vedremo adesso il decreto di riabilitazione e l'epilogo. Facciamo però un piccolo passo indietro, poi lo faremo, se ci abbiamo tempo, forse vediamo un po', per andare a vedere anche il sogno introduttorio del libro di Ester, presente soltanto in alcuni codici, che però forse sarà il caso di andare a vedere. Vediamo un attimo dove riusciamo ad arrivare. Allora, Ester anzitutto prosegue la sua opera di difesa del suo popolo. Dice: se piace a te, ho trovato grazie, si ordini,
di revocare le lettere inviate da Aman, quelle che erano state scritte per sterminare i giudei che si trovavano nel tuo regno. E risponde Daman, risponde Ester: non sei tu darò, ti benedì Adman, ti ho concesso la grazia, se l'ho fatto appendere un palo perché aveva messo le mani sui giudei, cosa chiedi ancora? Potete scrivere voi a mio nome, come vi sembra, e sigillate con il mio anello. Infatti tutto quello che è stato scritto sul comando del re ed è stato sigillato con il mio anello reale non può essere revocato. E quindi il popolo di Israele viene graziato. Vado un attimo un pochino avanti. Questo tutto quanto il testo della lettera con cui vengono revocati. E alla fine Mardocheo esce indossando la veste regale, porta sta corona d'oro, per i giudei vi era luce e letizia. In ogni città e provincia dove era stato obbligato l'editto, vi erano per i giudei gioia, esultanza, festa e allegria. E molti pagani si fecero circoncidere e per paura dei giudei si fecero giudei. Qui c'è il trionfo e quindi una situazione che è completamente rovesciata rispetto a come era. Andiamo un attimo alla conclusione. Ecco, Mardocheo disse: queste cose sono venute tutte queste cose per volere di Dio. Mi ricordo infatti del sogno che ebbi circa le cose di cui sto parlando. Neppure un loro dettaglio è stato tralasciato. Qui c'è una sintesi del sogno. La piccola sorgente che divenne un fiume, la luce che spuntò, il sole e l'acqua copiosa. Questo fiume è Ester che il re ha sposato e costituito regina. Allora, prima di vedere l'interpretazione, torniamo indietro e vediamo, abbiamo tempo, pensavo che non l'avessi, che potevamo non averlo, quindi è meglio andare a vedere il sogno che è un po' il prodromo del libro di Esther. Allora. Eccolo qua. Questo fu il suo sogno. Grida, tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimento sulla terra. Ed ecco, due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro grido. Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco un giorno di tenebre e di caligine, tribolazione e angustia, afflizione e grandi sconvolgimenti sulla terra. Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta, temendo la propria rovina, si prepararono a morire. E levarono a Dio il loro grido, ma dal loro grido, come da una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole, gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. Mardocheo allora si svegliò, aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare. In cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo in ogni suo particolare, ma non lo comprende. Il sogno lo comprende dopo tutta la vicenda. E quindi torniamo, è stato provvidenziale non averlo letto prima, perché così adesso possiamo andare a vedere la sua interpretazione, no? Mi ricordo del sogno che ebbi circa le cose di cui sto parlando. La piccola sorgente che divenne un fiume, la luce che spuntò, il sole e l'acqua copiosa, questo fiume è Ester, che il re ha sposato e costituito regina. I due draghi siamo io e Aman. Le nazioni sono quelle che si coalizzarono per distruggere il nome dei giudei. La mia nazione è Israele, quelli che levarono le loro grida a Dio furono salvati. Sì, il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberati da tutti questi mali. Dio ha operato segni e prodigi grandi, quali non sono accaduti mai tra le nazioni. Così egli gettò due sorti, una per il popolo di Dio e una per tutte le nazioni. Queste due sorti si sono realizzate nell'ora, nel momento opportuno, attenzione, nel giorno del giudizio, al cospetto di Dio e in tutte le nazioni. Dio allora si ricordò del suo popolo e rese giustizia alla sua eredità. Allora,
è focale questo passaggio. Io direi di chiudere così, che penso che sia il caso, con queste considerazioni. Allora, sogno, vedete, la stessa cosa dei sogni capita spesso e volentieri con le profezie. Molte profezie sono state dal Signore date non perché ci slambicchiamo a capirle prima e quindi indovinare il futuro, no? Le capiremo dopo che gli eventi sono stati compiuti, potendo ripercorrere a ritroso dopo gli eventi e dire: ah, questo corrisponde a questo corrisponde a questo e questo corrisponde a quest'altro. Sogni e profezie sono spesso di questa natura. Seconda cosa molto importante, Dio libera coloro che gridano a Lui. Quindi nelle situazioni di scacco bisogna gridare al Signore, gridare accompagnando la preghiera col digiuno e con la penitenza, come Esther. E il Signore salverà il suo popolo, ci libererà da questi mali, opererà segni e prodigi grandi. L'ha fatto, lo fa e lo farà sempre. Attenzione però, quando? Nell'ora e nel momento opportuno, kairos in greco. Noi non sappiamo i tempi e i momenti, noi molte volte ci scoraggiamo, perdiamo perché vorremmo che Dio intervenisse subito, oppure quando lo dico io, ma non è così. Nell'economia salutis ci sono i cosiddetti tempi, che sono un grande mistero. Ma Dio a questi tempi si attiene in maniera rigorosa. Quando è che Israele è stato liberato? Quando era tempo? Né prima né dopo. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Nell'ora e nel momento opportuno, nel giorno del giudizio al cospetto di Dio in tutte le nazioni, Dio allora si ricordò del suo popolo e rese giustizia alla sua eredità. Ripeto, amici, questo vale per allora, ma vale anche per oggi e vale anche per sempre. Allora, chiudiamo il libro di Esther. C'è un disegno di Dio. I disegni di Dio passano attraverso delle persone ben precise, degli eventi ben precisi, la collocazione di persone ben precise al loro posto ben precisa per uno scopo ed una missione ben precisa. Ci sono dei momenti gravi di prova, di scacco, quel momento in cui chi si trova al posto dove Dio ha messo faccia bene il suo lavoro, ma perché questo accade, bisogna pregare e accompagnare la preghiera con la penitenza. Allora, in questo senso, abbiamo detto che Esther è figura della Madonna, la Madonna è un'onnipotenza sottice. Vorrei chiudere proprio facendo riferimento a un cult, diciamo così, o a un minimo comune denominatore, se si preferisce, delle apparizioni mariane. Voi andate a prendere qualunque apparizione mariana, qualunque, le apparizioni mariane non sono tutte quante uguali. Cioè, la gente dice: ma perché la Madonna, che ne so, a Fatima ha detto questa cosa, a Bannò ha detto quest'altra cosa, a Lourdes ha detto quest'altra cosa ancora, a Schio, diciamo un posto un po' più vicino, ha detto quest'altra cosa ancora, alle Tre Fontane ha detto quest'altra cosa ancora. Ah, se la Madonna dovesse dire sempre e dovunque le stesse cose, non occorrerebbe fare tante apparizioni, ne basta una, gli diamo amplificazione massima e finì. Quindi la Madonna non dice sempre le stesse cose. Anche qui dipende dal contesto sociale, culturale.
culturale in cui sta a interagire dipende da cose che noi non possiamo conoscere. Dappertutto dice sempre una cosa: se c'è un minimo comune denominatore dei messaggi mariani, qual è? Pregate e fate sacrifici. Prendiamo l'esempio di Fatima, perché la gente va all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Questa sarà sempre la cosa principale, ripeto, non l'unica, perché Ester ha dovuto agire, non è che si è messa a pregare sperando che il Signore, come dire, cambiasse la testa di Assuero senza che lei facesse niente, no? No. Ma prima di agire, mettimi una parola misurata sulla bocca, si deve pregare. E tanto è bene accompagnare la preghiera con il sacrificio. Solo così le nostre azioni saranno accompagnate dal Signore e destinate a riuscire. Fuori di così, purtroppo, non funziona. Viva la Divina Provvidenza e viva la Divina Potenza. Ricordiamo anche l'altro tema grande: tutto a Dio è soggetto, la preghiera di Mardocheo. Tutto a Dio è sottoposto. I malvagi hanno le ore contate. I mali in questo mondo non sono eterni quelli dell'inferno. E questo vale per la responsabilizzazione di chi si trova in posti di riguardo. Attenzione che lungi dal pregare soltanto, anche come dire una posizione a volte un po' quietista di chi pensa che si debba solo pregare, no? Alcune persone sono chiamate ad agire. Mardocheo dice a Ester: uè, guarda che tu sei stata messa lì per uno scopo ben preciso e cerca di capirlo. Se non lo fai tu, se non agisci tu, il Signore troverà un altro sistema. Ma tu passerai guai. Guardate da sacerdote, guardate, i sacerdoti hanno questa croce che non possono parlare né in pubblico né in privato. Ma io le cose che ho detto questa sera, per esempio questa, io le ho viste con gli occhi miei, compiersi, realizzarsi. Se qualcuno non fa quello che Dio voleva che facesse, Dio trova qualcun altro. E quello che voleva farlo, fa lo stesso. Perché i disegni di Dio non si possono frustrare completamente. Ma chi doveva fare quello che doveva fare non l'ha fatto. Un po' sono guai. Perché se la vede con Dio e con i suoi divini giudizi. Anche questo, in questo gigante libretto, non dimentichiamolo mai. Dobbiamo aprire un pochino prima, amici cari, perché per la notevole complicazione, come dire, che i fattori esegetici e critici hanno di questo libro, ho preferito ometterli, ecco, per cercare di andare direttamente alla sostanza, al contenuto, al significato spirituale degli eventi di questo altro bellissimo libro biblico. Ci vediamo alla prossima puntata, amici miei cari, che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.